questi anni ci stiamo domandando se sia giunto il momento di passare a un'auto elettrica e di installare i pannelli fotovoltaici sul tetto delle nostre case. Ma in realtà le auto hanno ancora un'autonomia limitata e le nostre abitazioni devono essere connesse comunque a una rete elettrica terrestre. C'è chi nel mondo nautico ha risolto tutti questi problemi. Silent Yachts. Volete sapere come hanno fatto? Questo è Silent 55, un catamarano di 16 metri e 70 centimetri di lunghezza. Per chi non conosce questo tipo di imbarcazioni, ricordiamo che hanno due scafi laterali uniti da una pontatura centrale. E sappiamo che questa carena ha una maggiore efficienza idrodinamica rispetto a un tradizionale monocarena a V. L'altra caratteristica evidente è il baglio, 8 metri e 46 centimetri, quasi il doppio di un monocarena di pari lunghezza, e ciò permette di avere a disposizione molta superficie sul ponte di coperta. Ma in realtà quello che vogliamo sapere, quello che vogliamo davvero conoscere, è quali sono le caratteristiche dinamiche di questa imbarcazione, quelle energetiche. È spinta da due motori elettrici alimentati da batterie, proprio come le auto, ma la sua autonomia non è di qualche centinaia di chilometri, ma molto, molto di più. Esattamente quanto? E se vi dicessi che può attraversare l'oceano? Io ero scettico, non l'avrei mai creduto. Ma nel 2018 Silent 64, un modello un po' più grande di questo, lo ha fatto. Navigando a batteria, come è possibile? Beh, guardatela dall'alto. Guardate quei pannelli fotovoltaici, hanno una superficie di 60 metri quadrati. Nelle migliori condizioni producono 10 kW. Il dato viene correttamente indicato con la sigla 10 kW picco, dove il picco è inteso come la massima capacità di produzione di energia, che come sappiamo dipende dall'irraggiamento solare, dalla posizione del sole quindi e anche dalla limpidezza del cielo. L'energia prodotta viene immagazzinata in batterie a litio che hanno una capacità totale a bordo di 140 kWh e vengono utilizzate per la propulsione e per tutte le utenze elettriche di bordo durante tutta la giornata. Durante il giorno l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici è sufficiente per navigare e per alimentare tutte le utenze di bordo. Se poi decidete di navigare lentamente, per esempio a 6 nodi di velocità, viene prodotta energia in eccesso che potete utilizzare per alimentare le utenze che assorbono maggiori quantità di corrente, come per esempio l'aria condizionata o il dissalatore che vi rende completamente autonomi anche per quanto riguarda la fornitura di acqua dolce. Di notte dovete invece navigare più lentamente per risparmiare energia oppure, se siete fermi in rada, potete spendere tutta l'energia accumulata durante il giorno per varie utenze di bordo. Ma certo, se il cielo fosse nuvoloso, l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici potrebbe non bastare. Per questo a bordo è stato previsto un gruppo elettrogeno che si attiva e si spegne automaticamente secondo le necessità. Sembra tutto molto bello, ma funziona davvero così? Possibile che il generatore debba intervenire solo raramente? I fondatori di Silent Yacht, Michael e Heike Köhler,
prima di avviare la costruzione di queste imbarcazioni hanno navigato con Solar Wave 46 per 4 anni, esattamente per 120 settimane. In totale hanno tenuto accesi i motori per 2000 ore e il gruppo elettrogeno è intervenuto complessivamente in 4 anni solo per 50 ore. In quelle situazioni in cui il clima rigido richiedeva di riscaldare maggiormente la barca, oppure il troppo caldo chiedeva un raffreddamento e contemporaneamente le condizioni meteorologiche non permettevano di ricaricare perfettamente le batterie con solo i pannelli fotovoltaici. Michael e Nike hanno anche verificato l'affidabilità del sistema di propulsione e di quello di generazione e accumulo dell'energia e dichiarano che in questi 4 anni di test non hanno mai dovuto effettuare alcun intervento di riparazione o manutenzione. In effetti, i motori elettrici usati su Silent 55 hanno una garanzia illimitata. I pannelli fotovoltaici sono garantiti per 25 anni e le batterie per 8 anni. Naturalmente l'energia deve essere gestita, non sprecata. I motori elettrici di bassa potenza sono ideali per questo tipo di yacht. Per esempio, con due motori da 30 kW ciascuno, il Silent 55 naviga a 6-8 nodi di crociera e al massimo a 10 nodi. È chiaro che se volete andare più veloci occorre più energia. Potete scegliere motori elettrici fino a 250 kW di potenza ciascuno, ma a quel punto dovete aumentare anche la capacità delle batterie e del gruppo elettrogeno, che deve avere una potenza di 100 kW. La velocità massima arriva a 20 nodi e le andature di crociera in quel caso possono essere di 12-15 nodi. È uno yacht a propulsione elettrica, a motore, ma sorpresa, Silent vi offre la possibilità di montare un kit kite sail, un'enorme vela kite che si alza fino a 150 metri di altezza per raccogliere le correnti più forti e spingere ancora più velocemente questa barca a motore. L'hardtop ricopre una porzione del flying bridge e si abbassa, si appoggia sull'arredamento del ponte superiore per poter passare più facilmente sotto i ponti. Per facilitare questa operazione, l'intera plancia di comando si abbassa anche lei, appoggiandosi sul pagliolato. Da questa pianta si vede chiaramente l'importanza di avere una barca così larga. Guardate per esempio i passaggi laterali, quanto sono comodi. A prua c'è un'area relax e guardate dove ci si può stendere, su dei materassini, come dire, ventilati, sospesi sull'acqua, oppure sugli altri che sono a ridosso del parabrezza, morbidi. Il pozzetto è comodissimo, guardate quanti posti a sedere, e poi è riparato dal ponte superiore, dal fly. Verso poppa un materassino sul quale stendersi a prendere il sole e sotto c'è attaccato il tender. Gli interni sono caratterizzati dal rigore estetico e da un grande senso di praticità. La timoneria è posta accanto a un salottino per rendere tutta la zona molto conviviale. Laggiù, verso poppa, la cucina, che ha attorno delle finestrature che sono completamente apribili. Guardate poi dalla timoneria quanto è comoda, perfetta, a 360 gradi la visuale. E ora scendiamo sotto coperta e guardate quanto è comoda e quale senso di privacy vi offre. A prua, con accesso indipendente, la cabina armatoriale. Il letto è sistemato su quella porzione di scafo che unisce le due carene e il bagno privato è situato verso prua sullo scafo di dritta. Poi c'è un'altra cabina
a poppa, ma sempre sullo scafo di dritta, che ha un accesso indipendente e il bagno ovviamente riservato. Nello scafo di sinistra hanno ricavato altre due cabine, tutte di pari livello, con una splendida illuminazione perché la luce entra dalle finestrature laterali e dall'osteriggio nel ponte di coperta. Tutte, anche queste altre due cabine, ospiti, hanno il bagno riservato. Ora, se non avete mai navigato con uno yacht a propulsione elettrica, considerate che, oltre all'assenza di emissioni, avete anche l'assoluto silenzio. Rispetto ad una barca a vela, che per uscire o entrare in porto deve accendere il motore diesel, e per navigare, quando non c'è vento, deve comunque tenere in funzione il suo motore a scoppio, questa è ancora più ecologica. Quindi forse mette d'accordo proprio tutti, motoristi e velisti.